to stay with you last night. Instead of going out to find trouble, that's just trouble. I think I run away sometimes. Whenever I get too vulnerable, that's not your fault. Amici di Fano TV, siamo venuti ad Ancona, nel cuore della città dorica, perché qui, a pochi passi dal centro, da 17 anni a questa parte, prende vita una manifestazione che è basata su un alimento, uno degli alimenti principe, un'apoteosi del gusto, dei sapori. Qui si tiene Choco Marche, 17 anni di sapore, di artigianalità, è un tripudio questo qui sotto la tenso struttura organizzata da Confartigianato, che mostra il meglio delle eccellenze in campo chocolatier delle Marche, ma non solo. Sono presenti 22 espositori provenienti anche da diverse parti d'Italia e anche da fuori continente, perché c'è una rappresentativa dell'Ecuador, una delle patrie delle fave di cacao. Qui veramente siamo circondati da colori, sapori, odori. La cioccolata piace a 9 persone su 10 e probabilmente il decimo dice anche le bugie. Stay the whole night. Giulia, tanti stand, un impegno di Confartigianato importante, conferme, novità, quali sono un po' le cose che troveranno qui gli ospiti, i frequentatori, gli amanti del cioccolato? Allora, troveranno sicuramente della cioccolata di ottima qualità, 22 espositori che propongono cioccolata, prodotti di pasticceria, vini e liquori del territorio. Troveranno l'area dedicata alle degustazioni, in cui cerchiamo di promuovere il territorio, le tipicità e fare cultura tra il consumatore finale. Quest'anno la novità è la presenza anche di show cooking. E poi troveranno i laboratori per i bambini. Le novità sono due ospiti d'eccezione, Miss Italia nella giornata di sabato e Rita Cardelli la domenica. Insomma, tante occasioni per passare una 3 giorni, una full immersion nel mondo del cioccolato a tutto tondo. Ma le Marche sono ricche di produttori di cioccolato. Abbiamo una tradizione di maître chocolatier degna, insomma, di una ribalta così importante, sì. Allora, è un settore di nicchia, abbiamo sicuramente una cultura importante artigianale del mondo della pasticceria e alcuni pasticceri si sono specializzati nella cioccolateria artigianale di alta qualità, proprio non essendo una regione caratterizzata dal cioccolato, chi lo produce lo fa ad altissima qualità. Ospitiamo però anche altre regioni italiane proprio per promuovere anche il buon cioccolato italiano. Quest'anno la novità tra gli espositori sarà la presenza di un ospite dell'Ecuador. L'Ecuador è tra i 7 produttori principali, produttori di cacao di buona qualità, certo. Ed è un'azienda particolare perché ha una piantagione di fave di cacao e quindi presenta un prodotto che cura già dalla materia prima. Lei mangia cioccolato? Sì. Fondente. Fondente. Qualunque sia il vostro gusto, quindi fondente al latte 70%, insomma, si apre un mondo nel cioccolato. Insomma, seguite i consigli di Confartigianato per scegliere un cioccolato di qualità. Assolutamente, venite, e non solo per il cioccolato, ma anche per le altre tipicità che presentiamo. Motore di tutto questo da 17 anni è Confartigianato, che è riuscita con il lavoro, con la selezione e anche con tutto il suo apparato, naturalmente, a mettere in campo una manifestazione che è diventata un punto di riferimento nel centro Italia, ma anche a livello nazionale, per il mondo della cioccolateria, per gli amanti di questo frutto della terra così, così appassionante. Quindi, insomma, siete riusciti in un bel intento a valorizzare le aziende, a creare movimento attorno a un alimento che è sempre stato un'eccellenza. Quindi, assolutamente orgogliosi come Confartigianato di aver portato nelle Marche un'iniziativa importante. Dopo 17 anni è diventata una delle prime iniziative a livello nazionale, la seconda più antica, più storica, l'unica che promuove l'artigianalità.
la vera eccellenza dell'artigianato. Qui all'interno di questo salotto ad Ancona in Piazza Pertini abbiamo 22 eccellenze di cioccolateria, di artigianalità, con la logica di educare il consumatore al gusto, alla qualità del nostro saper fare. Le Marche sono una regione bellissima che va promossa sempre meglio. Il nostro impegno è quello di promuovere l'artigianalità e l'eccellenza dei maestri artigiani che si impegnano ogni anno per portare ad Ancona, nelle Marche, l'eccellenza del cioccolato. L'artigiano è colui che con il suo sapere, con la sua manualità, riesce a creare un'esperienza, un manufatto, in questo caso un alimento. Quindi l'artigianato e l'artigianalità italiana sono uno dei motori economici imprescindibili del nostro tessuto produttivo. È un vero patrimonio che va tutelato e iniziative come queste servono proprio con questo obiettivo, di mettere in vetrina chi sa fare bene e che molte volte ha difficoltà a comunicare e a farsi conoscere. Qui abbiamo dell'eccellenza a livello nazionale perché si chiama Cioco Marche, rappresenta le Marche, ma abbiamo i cioccolatieri più importanti a livello nazionale e quindi che vengono ad Ancona apposta e quindi è un valore aggiunto e un lustro per tutta la nostra regione. Ma vi siete mai domandati come si arriva al prodotto finale? Da dove si parte? Semplicissimo. La fava di cacao è il punto di partenza. L'avete mai vista? Ve la facciamo vedere noi. Eccola qua. Tutto parte da qui. Sindaco, allora un'eccellenza territoriale che viene proiettata qui sì. Ad Ancona per il piacere di tutti. Sì, è alla 17ª edizione, sta diventando maggiorenne. No, lo dico con soddisfazione per la città tutta, perché 17 anni in cui si ripete questa manifestazione significa che è una cosa solida. E la continuità nelle cose opportune e importanti è importante. Quindi solidità, continuità e innovazione, perché ogni anno c'è la capacità da parte di chi organizza, in questo caso da Confartigianato insieme al Comune di Ancona, c'è la capacità di introdurre anche elementi di novità nel solco di una, ormai possiamo dirlo, sana e bella tradizione. Quindi una grande occasione, un importante strumento per far essere la città sempre più viva e piena di gente e per valorizzare, come si dice, può sembrare uno slogan ma è vero, per valorizzare il tanto e il bello che c'è di eccellenza in Italia e anche nelle Marche. Il capoluogo di regione, sì. Sindaco, ha il compito di essere un po' anche il faro, il punto di riferimento, sì. L'occhio al quale tutti guardano per tracciare la strada. Sì, no? Diciamo che adesso noi non è che ci sentiamo unti da nessuno, no. però diciamo che vogliamo provare a essere un contributo anche per il resto della regione, essere in qualche modo un po' una delle vetrine e delle Marche sul mondo, diciamo così. E quindi anche queste iniziative credo che vadano in questa direzione. Fanno bene alla città, ma fanno bene anche al rapporto della città con l'intera regione. Lei la cioccolata la mangia? Sì, sì, come no. Quindi dopo la vedremo in giro. Vabbè, liottissima. Parola di sindaco, eh? Assolutamente. Venite tutti, è buonissima. Ma noi siamo abituati a vederla confezionata, magari negli scaffali dei supermercati. I bambini forse non sanno nemmeno come diventa in quel modo la cioccolata e per istruirli, non solo loro, anche gli adulti, abbiamo qui a disposizione in queste tre giornate personaggi come Luigi Lo Scalzo, un maestro cioccolatiere di casa nostra, possiamo dire, pochi chilometri di qua, Iesi. Di Iesi, quindi ha fatto pochi chilometri, che ha il compito di così far vedere, far conoscere da come si parte, da una semplice fava di cacao a queste insomma spettacoli dell'artigianato e della natura, del vostro saper fare, insomma. Bel compito questo. Come no, è anche duro perché noi dobbiamo andare contro l'industria, perché l'industria con la pubblicità può dire di tutto, noi invece con la degustazione riusciamo a far capire la differenza. E qua abbiamo messo in su anche una fabbrica del cioccolato con alcuni macchinari che fanno vedere come dalla fava del cioccolato si crea il cioccolato, tipo il mulino, tipo la temperatrice, sono macchinari per la fabbrica del cioccolato e quindi andiamo a far vedere proprio, a far toccare con mano il cioccolato. Senti, attorno al mondo del cioccolato, della cioccolateria, della panineria c'è un mondo, un universo, c'è tanto spazio per la creatività, però
penso che una sia imprescindibile, una delle caratteristiche è la qualità. L'alta qualità è un must che è imprescindibile. L'artigiano deve andare verso la qualità, altrimenti c'è già l'industria che con i propri chimici può fare di tutto, con gli aromi chimici. Noi dobbiamo andare a cercare la nocciola particolare, il cioccolato particolare e creare questo un connubio. E io in questo momento, dato che anche Confartigianato è Pesaro Urbino, ancora Pesaro Urbino, ho creato un cioccolatino dedicato a Rossini per il 150esimo. Ho messo in un cioccolatino una torta di mele, Guglielmo Tell. Cerchiamo un po' con la fantasia e con i vari ingredienti che troviamo anche nel territorio di creare delle particolarità. Ecco, qual è insomma, il campo elettivo per un maître chocolatier? La panineria, la stecca, cioè come vi divertite voi a creare? Allora, sicuramente dove uno è più bravo deve farlo vedere nella pralina, perché è un insieme di vari gusti e al contatto e soprattutto al gusto deve esplodirti in bocca. Però dopo anche le altre tipologie, che ne so, io faccio delle tavolette con la canapa e mettere insieme dei prodotti diversi, un amaro, un erbaceo così con il cioccolato, bisogna che capisci anche le differenze dei cioccolato da usare per quelle tipologie. Certo. Quindi c'è tanta sperimentazione, sì. Vi mettete lì, studiate, insomma. Tante cose che non vanno bene, qualcuna che va meglio. Certo. Allora, il cacao puro, diciamo così, quali sono i luoghi di provenienza, diciamo, da dove attingete la materia prima innanzitutto di alta qualità? Dal Centro America, Ecuador, Perù, quelli sono dei cult, fino da Roma, un cacao molto importante. Però ho visto che anche delle piccole piantagioni in Africa piano piano stanno evolvendosi, perché anche i contadini delle varie zone stanno cercando di mettersi in cooperative e creare un po' di lavoro per loro, perché altrimenti le grandi industrie prendono tutto e loro veramente gli rimane poco. L'artigiano deve andare incontro a quello e cercare anche questo, di sensibilizzare anche il consumatore in questo. Allora, il consumatore va anche un po' educato, diciamo, sì. Che questa tipologia di prodotto è un prodotto quasi da degustazione, da meditazione, no. Poco di qualità, sì. Come ce lo dobbiamo concedere? Un piccolo regalo che facciamo noi stessi la sera, il consiglio dell'artigiano? Una tavoletta va tenuta sempre nell'armadio. Ecco. Poi le varie percentuali di cacao. Molti adesso stanno andando verso il 100%, secondo me è troppo, perché a meno che non sia un cacao un poco tostato, senti troppo l'amaro e meno i fiori e meno altri sentori. Però già un 80%. Con, se vuoi, con una grappa, ecco. Allora sarebbe il top. Il no? top, perché il bere è un'altra delle difficoltà da abbinare al cioccolato, sì. Non si sa mai con che cosa accompagnarlo, perché effettivamente non tutti i vini... Perché il cioccolato è un alimento, quindi ecco. Può camminare anche da solo, non c'ha bisogno di niente. Insomma, avete capito, sbizzarritevi, ma acquistate cioccolato di qualità fatto da questi artigiani. Soprattutto leggete gli ingredienti, da lì ecco. Capite come è fatto il cioccolato. E qui a Cioccomarche naturalmente si fa anche della didattica, soprattutto per i più piccoli, i quali sono abituati magari a vedere le stecche di cioccolato nei supermercati, ma non sanno come il cioccolato viene creato e viene confezionato. Ecco qua che un maître chocolatier spiega a loro proprio tutte le fasi della creazione di questa lecornia. Adesso vi faccio vedere una cosa che ognuno di noi vorrebbe avere a casa propria, nel proprio giardino. Guardate cosa c'è qua, la fontana delle meraviglie. Questo è cioccolato fuso che sgorga da un rubinetto. Chi non vorrebbe avere questa fontana nel proprio giardino? Mente. E naturalmente è importante anche enfatizzare l'opera che Confartigianato fa anche nel rispetto di altre realtà importanti come questa. Avete in essere un gemellaggio per un interscambio di sapori, di gusti, di saperi, di manualità. Presidente, lei in questo è sicuramente un valore aggiunto con le sue conoscenze, con la sua insomma, diplomazia e il suo tessuto di conoscenze. Sì, grazie. Abbiamo il gemellaggio quest'anno e con la Regione Umbria, perché ormai è 17ª edizione per questo Cioccomarche e quest'anno abbiamo ricominciato insomma da capo. L'Umbria
era già stato fatto in passato, però si sono proposti e naturalmente con molto piacere accogliamo questo gemellaggio con la Regione Umbria, che è una regione a noi vicina e che ha delle eccellenze alimentari veramente di primissimo ordine, come del resto anche noi nelle Marche. Quindi è un gemellaggio veramente tra due regioni che si conoscono e si vogliono anche molto bene. Penso che anche morfologicamente, dal punto di vista urbanistico, che ci sia proprio un interscambio di genti, noi spesso andiamo là, loro spesso vengono da noi, quindi è cultura e territorio insieme. Sì, certo, adesso speriamo tra l'altro che si terminino quanto prima i lavori della quadrilatero, perché abbiamo già visto il grande scambio appunto sia di turismo dalla costa che va all'interno e che dall'interno va all'esterno, è dovuto alla tratta che è stata finita per quanto riguarda la parte sud della quadrilatero. Speriamo che si finiscano i lavori quanto prima anche nella parte nord, perché comunque la viabilità resta una delle arterie e dei temi fondamentali per quello che è poi lo sviluppo poi anche economico delle zone interne, ma anche per la costa è importante questo. Siete riusciti a mettere insieme, qui li abbiamo alle nostre spalle, produttori di grande eccellenza, ma anche la Confartigianato è una grande eccellenza nel mondo e al sostegno delle imprese. Volete andare di pari passo con la qualità delle vostre proposte, anche con la qualità dei vostri servizi alle imprese? Allora, Confartigianato è veramente con grande piacere che organizza questa manifestazione, come tante altre manifestazioni che facciamo, proprio per promuovere quello che è il prodotto degli artigiani, in questo caso dei maestri cioccolatieri, dei maestri dolciari. E Confartigianato, dico, lo fa questo, lo fa veramente con grande soddisfazione, perché sono aziende piccole che hanno bisogno di qualunque possibilità per potersi mettere in vetrina. Noi sappiamo che queste aziende hanno un grandissimo potenziale, perché sono i prodotti e la sfida, diciamo, anzi, di partecipare proprio a questo evento è proprio quello di degustare i prodotti particolari, perché ogni maestro cioccolatiere ha i suoi segreti nel cassetto e il cioccolato non è uguale l'uno con l'altro, e la sfida anche nostra deve essere quella di passeggiare in questi stand per capire le differenze, per capire cosa c'è tra l'uno e l'altro, cosa cambia. E una cosa fondamentale che voglio rimarcare, che rimarco sempre, il prodotto, questa è la è una mostra, diciamo così, è un'esposizione dell'artigianato, del cioccolato artigianale, e i prodotti artigianali sono sempre prodotti unici, e soprattutto quello che cerchiamo di mettere in mostra è la qualità, perché quando si parla di qualità sappiamo che i piccoli produttori, gli artigiani, non hanno veramente paura di nessuno. Qualità è anche selezione, ricerca, è diversificazione, l'artigiano vive un po' di queste cose, quindi è lì il valore aggiunto, la differenza che mette in campo rispetto a una massificazione di un prodotto. Certo, quello che fa l'artigiano è appunto la ricerca, questo ormai avviene in ogni settore, tutti gli artigiani che fanno prodotti, che realizzano qualcosa, sono continuamente alla ricerca della perfezione, dicevo prima, per avere una qualità sempre più alta, perché solo con una qualità più alta si può pensare di ricavarsi o potersi insediare in quelle che sono nicchie di mercato, ma che sono quelle che interessano questa tipologia di produttori, perché sappiamo benissimo che non si può competere con chi fa dei grandi numeri, insomma, il suo business, ma con la qualità, dicevo prima, si può competere, e questi produttori sicuramente possono dire la loro. E il nostro compito come associazione è quello di creare i presupposti per poter dare visibilità appunto a questo tipo di produzione e supportarli nelle loro esigenze, che ne hanno tante. Certo. Allora, poi facciamo il resto del lavoro di consulenza. Sindacale anche. Esatto, perché questo è importante, anche le problematiche sono molto sfaccettate, però già questo è un bel modo per metterli a contatto con l'utenza. Allora, gliela faccio perché gliel'ho fatta a tutti. La cioccolata lei la mangia? Molto, io sono veramente un amante della cioccolata. Non si direbbe, perché è in forma perfetta. Allora la lascio alle sue degustazioni. Grazie. Grazie, grazie. E complimenti. Buona visita a tutti. Grazie.